io sono Sergio, mi sentite tutti fino in fondo? Sì. Allora, sono Sergio, alleno linebacker e faccio anche defensive coordinator nei Demons di Cialusco. Ho portato la mia, mi hanno chiesto di portare la mia tesina, intanto grazie per essere qua. La mia tesina di secondo livello è su una sorta di ricerca bibliografica. Tra con un minimo di applicazione e poi cerco di andare più velocemente possibile nella presentazione perché poi non faccio spazio alle domande, ma vorrei iniziare con una mia domanda a voi su questo argomento qua. Ho cercato di pesare, di esaminare le due tecniche che negli ultimi anni, diciamo dal 2012 quando è stata ufficializzata la PiazzApp e poi dal 2014-15 con Steve Carroll dei Seahawks, di pesare queste due tecniche e di vedere qual è il dibattito, perché c'è in atto, non so, forse sicuramente anche qua in Italia, comunque negli Stati Uniti c'è un dibattito abbastanza acceso su queste due tecniche di placcaggio. Non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, penso tutti, bene o male, o per sentito dire, o qualcuno se l'è studiata meglio, però la obstacle ha un pochino, come dire, ha dato fastidio a tanti della vecchia scuola e comunque anche a tanti allenatori che utilizzano l'altro tipo di metodo, è una sorta di battaglia. Ora, oggi io non voglio prendere una posizione piuttosto che un'altra, mi interessa invece esporvi, spero, nella maniera più chiara possibile, le due tecniche, capire, ma anche se so bene o male la risposta, per quale tipo di tecnica potreste propendere o che già utilizzate, se magari avete già utilizzato un tipo di tecnica, per quale ragione la preferite, insomma, cercare un pochino di dare vita a una sorta di dibattito e magari, spero, alla fine stimolare qualcuno a dire ok, può interessarmi, oppure una gran cazzata, avevo ragione, pensavo così ed è così, insomma, cercare un pochino di smuovere le acque. Ci sono molte slide perché, non ve le faccio vedere tutte, perché come immaginavo vi verrà lasciata quella presentazione, chi se la vuole leggere ho lasciato la maggior parte del testo della tesina dentro, però oggi quello che vorrei fare è un pochino più spedito, non ho voluto, ho preso dei fotogrammi da dei filmati che sono online. Quindi se fate una ricerca con queste due voci trovate i filmati su quali ho lavorato io e volevo evitare di venire a fare cinema, nel senso di far vedere il filmato, stare così e guardare il cinema. Per cui ho isolato alcuni fotogrammi che sono poi quelli sui quali ho basato quelle che ho visto sono le tecniche, le differenze principali tra le due tecniche. Okay? Quindi inizierei subito e diciamo, il sommario è questo, heads up. È una tecnica che è utilizzata, penso principalmente da quasi tutti noi, o tutti noi, in diverse varianti, e vi farò vedere più o meno come viene spiegata da quelli che sono i coach certificati che usate negli Stati Uniti, ed è una tecnica abbastanza consolidata, ed è una tecnica che ha una sorta di ufficializzazione dall'NFL stessa. La tecnica invece home tackle è quella di Pete Carroll, di Seahawks, che ha utilizzato nei college, che ha un pochino riconfezionato e presentata diciamo così come reazione alla decisione dell'NFL di penalizzare i colpi sopra alle spalle, okay? Quindi diciamo è stato stimolato a pubblicizzare questa sua tecnica da questa decisione qua. La cosa particolare di queste due. Questa slide dice, ho evidenziato in retto quelli che sono i punti che secondo me dovrebbero un pochino far riflettere tutti su questo tipo di approccio. Okay? Questa è una premessa alla tesina che dice, questa vorrebbe essere una tesina con una sorta di visione oggettiva su quello che succede, non un pronunciarsi pro o contro un altro tipo di tecnica. Quello soltanto il tempo può dirci, okay? Soltanto l'applicazione di noi coach sui ragazzi può dire questa funziona meglio, questa non funziona, mi trovo meglio con questa piuttosto che con un'altra. Una piccola premessa, la presentazione che vi faccio vedere ha una piccola parte introduttiva sull'impatto proprio nel senso fisico del termine del placcaggio soprattutto sulla testa, ok? Sappiamo tutti i problemi delle concussioni, adesso sono un tema molto molto acceso, quindi c'è una piccola parte introduttiva nella metesina che vi faccio vedere molto brevemente sull'utilizzo del casco, sulla natura del casco e secondo me utilizzata la testa, anche perché poi questo argomento diventa la pietra dello scandalo tra heads up e obstacle, ok? Tutte e due mirano in maniera diversa e con diversi risultati a eliminare il più possibile l'intervento della testa nel placcaggio, ok? Quindi è doveroso, almeno mi è sembrato opportuno
introdurre un pochino il concetto dell'utilizzo del casco di placcaggio, di come il casco si sta evolvendo. Adesso non sto a fare un escurso su tutte le marche, però è stato interessante, ho trovato interessante notare, ho notato che, ricercando questa questione dei caschi, che ancora oggi il casco è un guscio rigido, ok? Si sta evolvendo dalla Bicis, sta utilizzando un casco flessibile che un pochino ricorda un pochino i caschi, quelli vecchio stampo dei primi del Novecento in pelle. Però il casco era stato originariamente progettato per evitare fratture del cranio, ed è questa la ragione per cui è un guscio rigido, ok? Da molto tempo ormai si sa che il problema non è che si spezza la testa quando placca, bensì la ripetizione dei contatti e quindi delle concussioni che poi generano problemi a livello di degenerazione del cervello, ok? Quindi questa è una sezione del casco Bicis che fa vedere come ci sia una parte esteticamente lo stesso casco che conosciamo tutti, con più o meno grazie e elementini di design, però è un casco fondamentalmente flessibile, lo vedete qua. Questo è un test, un casco normale, sarà uno shoot o qualcosa del genere. Vedete che quando il casco viene lasciato cadere si deforma molto molto visibilmente. Questo dovrebbe evitare tutte quelle forze centrifughe che quando portiamo, anziché il colpo diretto, fanno scuotere il capo e fanno sì che il cervello dentro comincia ad accumulare 1, 2, 100, 10.000 colpi. Per noi in Italia è relativo. A parte che partiamo tutti un po' più scemi, quelli che fanno fumo, però è relativo. Negli Stati Uniti già i ragazzini con più di football cominciano già ad accumulare questo tipo di traumi già quando a solo anno, a 8, 9, 10 anni sono diventati. Okay. Quindi questo qua è un problema molto, molto sentito e, come dire, è stato perlomeno per me un approfondimento abbastanza interessante. Qui si entra nel vivo della discussione, ovvero sia quello che ha stimolato, perlomeno a me, la volontà di cercare la differenza e i punti in comune tra questi due sistemi di placcaggio era sul sito dentalchronicle.com. Due giornalisti hanno fatto una sorta di indagine tra allenatori di high school e middle school su quale tra i due metodi fosse quello più interessante, più seguito. Erano stati incuriositi dall'introduzione di Pete Carroll di questo placcaggio poke e volevano un pochino pesare questo nuovo tipo di placcaggio contro il heads up, che era quello già da qualche anno in vigore nelle scuole high school e middle school. E quindi è iniziato questo tipo di ricerca, alla quale tra virgolette mi sono accodato io, studiando articoli, andando a vedere un po' di video e cercando un pochino di capire anch'io cosa succedesse. Allora, iniziamo con la tecnica heads up. Adesso vi faccio vedere tutta una serie, questi qua sono una sorta di suddivisione dei punti, ok? La tecnica heads up è una tecnica, vi dicevo, sviluppata dalla USA Football, che è un pochino il programma educativo dell'NFL, e già lì tanti addetti ai lavori negli Stati Uniti storcono il naso. Vi dirò poi dopo per quale ragione, ma è abbastanza facilmente comprensibile questa cosa qua. La heads up si compone di diverse fasi: la breakdown, che è fondamentalmente la posizione da football, quella che conosciamo tutti, piatti, piede all'altezza delle spalle, 45 gradi, pronti a placcare. Il pass, che tradotto letteralmente vuol dire ronzio, in realtà altro non è che un approcciarsi mantenendo un equilibrio, cercando l'equilibrio poco prima di impattare l'avversario. Il hit è il colpo, ok, quando viene colpito l'avversario. Il shoot è l'esplosione, l'apertura dei fianchi verso l'avversario, e il rip è la fase conclusiva del placcaggio con il movimento delle mani. Ok? Quindi la heads up tecnica, la tecnica heads up affetta la tecnica di placcaggio in tutti questi micro capitoli. Ognuno di questi ha dei micro movimenti di cui tenere conto. Ok? Adesso rivediamo un attimo brevemente. Questo qua è questi sono fotogrammi del video, ok, questi ve li trovate online, li ho soltanto isolati qua in maniera tale da fare vedere quelli che secondo me sono i punti più importanti. Allora, il breakdown, vi dicevo, è la stessa di base, ok?
i fit, quando l'allenatore, se vedete sul video, chiama tutta una serie di comandi all'interno del capitoletto breakdown e poi nel capitoletto hit eccetera, per comandare i ragazzi, per segnalare i ragazzi piedi, ok? Piedi, larghezza delle spalle, i ragazzi posizionano i piedi alla larghezza delle spalle. Squeeze, spremono le scapole, questo per generare tensione dietro la schiena e quindi teoricamente, come dire, far erigere la schiena in maniera compressa e quindi non incopirsi così, ok? Quindi questo qua è lo squeeze, è un altro comando dove ti dicono spremi le scapole indietro e in basso, ok? In maniera tale che ti si allarga il torace. Sin, affonda, quindi abbiamo i piedi, abbiamo questo, ci abbassiamo in posizione, piega le ginocchia e abbassa il bacino. Ok, ovviamente avendo fatto questo tipo di movimento si dovrebbe evitare di fare questo movimento come risultato. Un altro micro passaggio. Hands, bring to the front, le posizioniamo di fronte, ready to move. Ok, quindi il giocatore all'interno del capitoletto breakdown è pronto per effettuare il placcaggio. L'altra fase è il buzz. Ok, quindi affettare il terreno in ronzio significa fondamentalmente affettare il terreno con passi in sequenza molto ravvicinati per approcciarci al braccaggio. Ok? Questo è tutto quello che succede nel video. Vi sto come dire, facendo lo storyboard del video che trovate online. È il termine utilizzato per mantenere il controllo prima del contatto. Ok? Si amplia la base e quindi la base diventa un pochino più ampia, si aumenta la frequenza dei passi, quindi si arriva di corsa, il video farà vedere che si arriverà di corsa, si interrompe, o meglio, la corsa diventa un buzz controllato, per la lunghezza loro suggeriscono di utilizzare un gianduiotto o un sacco a terra per dare visivamente la percezione al ragazzo, la tua fase di buzzing inizia da qui e finisce qui. Okay? Dopodiché dovrai essere pronto in breakdown per la tua fase di placcaggio. Quindi il buzzing ha un supporto visivo. Queste sono le due fasi finali del placcaggio, ok? Viene specificato nel video, tieni il busto a 45 gradi, cosa che già sappiamo tutti, ok? 45 gradi da Campbell. Quindi inizia il drill con stance iniziale, ok? Il breakdown che vi ho fatto vedere, close distance, quindi arriviamo correndo al gianduiotto che poi ci dà il tempo per il buzzing. Importante è il controllo dei piedi e guadagnare terreno durante questo movimento, quindi non è uno skip sul posto, bensì si attraversa il gianduiotto dall'inizio alla fine e si va avanti. Dopodiché si arriva all'istante del placcaggio, poco prima del hit, shoot, eccetera, eccetera, che sono i capitoletti che vi ho fatto vedere prima. Qua, downhill power step, bisogna terminare la fase di buzzing in posizione di carica, caricando la gamba downhill, quella dove sta andando il gioco. Okay. Quindi si va in fase di carico e si va pronti per andare a colpire. Ricordate che tutte queste informazioni che vi sto dando le stanno recependo dei ragazzi, 14, 15 anni, 16, 17, quindi devono processare un sacco di roba e hanno un sacco di informazioni. Questo per me è molto americano come cosa, cioè guidarti passo passo attraverso l'esecuzione di un movimento che magari qualcun altro dice vai lì, fai così. E da bassi, quindi niente negativo, nel senso loro hanno decine di ore di esposizione per fare questa cosa. La maggior parte di noi ha poche ore a settimana, per cui bisogna un pochino cominciare già a venire a termine con questa cosa. Comunque, siamo nella fase hit, ok? La posizione che precede la fase del colpo. Qui cosa succede? Abbiamo la gamba downhill, posizioniamo, l'istruttore fa posizionare i ragazzi in maniera tale che rispetto al piede frontale la spalla è praticamente allineata, il piede arretrato è sotto all'anca, ok? Pronto per caricare. Si carica tensione, si genera tensione nei glutei e nei bicipiti femorali, ovviamente anche nei quadricipiti femorali, pronti per esplodere e andare a placcarlo. E qui si introduce un elemento che poi vedremo, o meglio, non vedremo nel hot take, ovvero sia la posizione della testa. Sappiamo tutti che è importantissimo vedere cosa facciamo, ok? Sì, molto hit, vedi, guarda cosa stai colpendo. Specificamente nel heads up tackle
viene istruito il ragazzo a mantenere il mento alto e gli occhi in alto, ok? Questo per evitare che ci siano contatti con la sommità del cranio che vanno e frustrano la colonna vertebrale verso basso con risultati catastrofici delle volte. Questo è molto importante. Shoot, la fase di esplosione delle anche. Qui siamo passati, penso che lo noterete, se non l'avete notato ve lo faccio notare adesso, è un continuo saltare da un'informazione all'altra. Prima sei in piedi, ti metti in questa posizione, poi parti, corri e vai in buzz verso la vega. In questo momento, nella fase shoot, il ragazzo è inginocchiato a terra per imparare come portare il colpo con le anche. Ok, sappiamo tutto ormai da anni che il placcaggio inizia dalle gambe, dai glutei e poi va a salire. Fanno posizionare il ragazzo con gli alluci rivolti posteriormente, questo perché così evita di aiutarsi nella spinta con l'alluce, ma teoricamente utilizza soltanto i glutei e i muscoli delle cosce per proiettarsi in avanti. Stiamo sempre a 45 gradi perché questo elemento di shoot va poi incollato con la fase di breakdown, che è quella schiena dritta, 45 gradi, eccetera. Dopodiché, al comando del coach, il ragazzo si lancia in avanti, possibilmente sul sacco, altrimenti si schiaccia le palle, e quindi cosa fare? Esplode in avanti con le anche, ok? Qui, ed è abbastanza interessante, cosa succede? Cominciamo a, oltre alla posizione della testa, cominciamo a capire dove vuole arrivare la USA Football come informazioni. Ti dicono il punto di contatto devono essere le spalle. Come ottieni questo? Con un piccolo trucchetto che il coach ti fa, che dovrebbe essere, si posiziona davanti a te, ok, di fronte al sacco dove vai a cadere, mani alzate, ti fa vedere un numero con le dita. Tu nel momento in cui ti lanci, tenendo possibilmente la testa alta, devi urlare 2, 3, 4, il numero che vedi, ok? Quindi in quel momento ti lanci in alto, c'è quella fase finale delle braccia che vi farò vedere, e urli il numero che il coach ti fa vedere. Così facendo, nelle intenzioni cosa succede? Si tiene la testa alta, si guarda che cosa si colpisce, ok? Parte finale, il rip. Ok, con rip si utilizza le braccia, ok? Cosa succede? Due compagni di squadra, qui di nuovo si ferma il drill e si sposta con due compagni di squadra che tengono già 2-8 un sacco orizzontale di fronte al ragazzo. Il ragazzo parte nella breakdown position, arriva, il contatto com'è? Mani in fondina, ok? Come avrebbero visto alle classiche, che sappiamo tutti, arriva e colpisce con un doppio montante, ok? Viene definito un double uppercut nel video. Si arriva con un doppio montante che va a abbracciare il gianduiotto un sacco e lo portiamo via nel placcaggio. Cosa fa questo? Che cosa ci consente di fare? O meglio, viene consigliato di utilizzare questa tecnica anziché quella tradizionale del sacco a terra, perché il timore, ed è anche abbastanza giustificato, è quello di avere il ragazzo che quando va al gianduiotto verticale lo abbraccia. Abbracciandolo cosa fai? Le braccia si allargano. Ok, allargandosi le braccia inguviamo la schiena, abbassiamo la testa e esce quel problema che si voleva evitare. Lo si è del ragazzo che abbassa la testa e va a colpire con questo movimento. Portando il punto di contatto in alto e facendo questo movimento, la schiena si inarca. Per forza di cose la testa deve alzarsi, per cui nelle intenzioni di chi ha progettato questo drill, la testa viene comunque mantenuta in alto. Ok? E questo bene o male è la tecnica heads up. Viene definita tecnica heads up, tecnica di placcaggio, e a mio avviso, cercando di difenderci un metodo a noi genitori o a noi associazioni per convincerci che il placcaggio, che il football non è poi così pericoloso, perché ci ha fatto vedere questo video, questo metodo per placcare in sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, è vero che è comunque un metodo che ci ha aiutato, sicuramente ci aiuta a approcciare il placcaggio e insegnare il placcaggio ai ragazzi, ok? È altrettanto vero che sono domande legittime, sono dubbi legittimi,
queste cose, ok? La certificazione, il fatto che siamo, che questa associazione sia così fortemente legata all'NFL può effettivamente suscitare dei dubbi. E provate a tenere a mente questo tipo di approccio al placaggio, ok? Questa è, a mio avviso, una tecnica di placaggio. Passiamo invece alla coppia. Scusa, sì. A te, da allenatore ONE 6, lo ritieni completamente corretto? Ci arrivo alla fine. Okay. No, non per niente, per il fatto che vi faccio vedere tutto e poi quello che vorrei fare è proprio parlarne con voi, ok? Chiedervi, capire che cosa, dire io cosa ne penso ovviamente, ma poi sentire voi cosa ne pensate e soprattutto se ne avete provate alcune. Tecnica hook-taking. Questa qua è un pochino più recente in termini mediatici, ok? Risale più o meno al 2014 con un'integrazione del 2015 di Pete Carroll. È stata rilasciata sul sito dei Seattle Seahawks e ovviamente boom, è esplosa a macchia d'olio, come era nelle intenzioni anche di Carroll. Nelle intenzioni di Carroll, che ha comunque utilizzato questa tecnica dal 2001 quando era USC, l'intenzione è quella di togliere la testa dal placcaggio, eliminarla completamente. Il primissimo commento che mi sono sentito dire, che probabilmente sentirò da voi, è: grazie al cazzo che placcaggio regge questo qua, togli la testa e vai a placcare. Ma lo studio, sì. Lo studio è cominciato proprio da lì. Come? Sto facendo anch'io, sì, sì, certo. Una ricerca di quel tipo. Sì, sì, è iniziato da lì, nel senso, Carlo si è domandato, non è spiegato chiaramente se ha, meglio, dopo si dice è preso dal rugby, va bene, non c'è nessun problema, tant'è vero che se andate a cercare il video ci sono tanti spezzoni con giocatori di rugby e allenatori di rugby che utilizzano questo tipo di tecnica. Però Carlo dice sì, bravi, va bene, quello che mi interessa, uno, è divulgarlo, non convincere nessuno che il metodo per placcare è perfetto, e due, voglio evitare conclusioni nei miei giocatori, tutto il resto che arrivi dal rugby o cosa non mi interessa. E la sicurezza, quella, la sicurezza, la cosa importante. Esatto. Allora, a monte di tutta questa cosa che vi sto facendo vedere, stiamo parlando della sicurezza dei giocatori. Basta. La sicurezza quindi ha una capacità di placcaggio efficace. Ovviamente, nessuno è stato realizzato questo. Però, diciamo, la conversazione sta andando in quei termini. A mio avviso, vi dicevo, il heads up a mio avviso è una tecnica ed è definita come tecnica. Questo qua secondo me è un metodo, è più una filosofia di placcaggio, questa qua, ok? E vi farò vedere perché. Il hook taking fondamentalmente ha tre famiglie di placcaggio, di metodi di placcaggio. Il hook taking e basta, il hook roll tackle con un rotolamento, okay, che qualcuno può chiamare gate taking come volete, e il profile tackle. Poi ci sono altri due nozioncine che però anche cercando nella rete, anche andando un pochino a informarsi, non sono poi così spiegate in profondità, ok? Questo perché a mio avviso sono talmente specialistiche che anche Carlo dice sì, vabbè, mi interessa più che altro far capire la big picture di questa cosa qua, ok? L'immagine in generale, dopodiché ognuno si va a, se è stimolato, come spero che poi alla fine della presentazione qualcuno, magari tutti voi lo siate, vada a approfondire, cerca, esamina e va un pochino avanti. Allora, iniziamo. Hook taking, che è questa prima tipologia. I coaching points qua sono tre, ok? Rispetto alle zap abbiamo tre punti principali. Eyes through the ties, ok? Occhi attraverso le cosce, e già qui l'altezza è un pochino diversa, stiamo parlando di un'altezza di placcaggio. Grab and squeeze, ok? Avvolgi e stringi. Drive for 5, when necessary, ok? Prosegui per 5 yard, se e quando necessario. Questa qua è la tecnica di base del placcaggio. Questo qua è un fotogrammino preso dal video da Seattle, fanno vedere che il giocatore punta l'anca interna del portatore di palla, ok? Arriva, guarda, tendenzialmente dal video va piuttosto basso, quindi entra basso, cerca le cosce del portatore di palla, colpisce e schiaccia, ok? Avvolge, schiaccia e possibilmente, se le condizioni di gioco lo consentono, continua il placcaggio per 5 yard. Questo ovviamente, come sappiamo tutti, nelle intenzioni di placcaggio non avviene boom, sulla volta e basta, e il ragazzo si siede, colpiamo e cerchiamo di proseguire il placcaggio.
Questo qua è il video, questo qua è Rocky Seto, che è l'assistente, l'assistant coach di Caro, che è demandato a divulgare questo tipo di attività, su richiesta ovviamente. Quando è interessato la società, la school o middle school è interessata, Seto va a fare la sua presentazione e spiega. Parte già inginocchiato nel video, poi comunque lo trovate un altro, posso solo vedere dei flash per farvi vedere cosa ho trovato come differenza. Parte inginocchiato, vedete che qua il placcaggio è molto meno trasportato che nelle zap, ok? Non c'è nessuna indicazione, metti i piedi così, vai a 45, ti stringi, è anche comprensibile perché le zap si rivolge ad allenatori che insegnano a ragazzi. Qua siamo a livello professionistico e oltre, ok? Per cui si suppone che tutte le basi siano ormai assimilate, ma ormai da tanti tanti anni. Quello che si nota qua è questo, testa interna, cosa che fino a ieri, se ci si diceva testa interna, prendevano tipo prima di mazzate di insulti. Okay. Quindi invece qua questi Hawks, la grossa, ripeto, pietra dello scandalo è questa. Testa fuori, via la testa dal placcaggio, ok? Con enfasi su continuare il placcaggio, questo è un punto abbastanza importante. La seconda tipologia, vedete che qua è molto più veloce, non ci sono piedi, non ci sono dimensioni, distanze, qua è molto più spedita la cosa. Hawk low tackle. Qua i punti sono di nuovo tre, eyes to the tie, come prima, wrap and squeeze, avvolgi e stringi, roll. Ok? Qui quando, viene specificato nel video, quando non si è in situazioni tali da avere un controllo completo della situazione di impaccaggio, magari quando siamo tra tackle e tackle in attacco, riusciamo ad essere in una posizione da prendere e spingere per continuare il placcaggio per 5 yard, qua non siamo nelle condizioni, teoricamente, siamo magari fuori bilanciamento, cosa succede? Nel momento in cui avvolgiamo e stringiamo, giriamo a terra e facciamo il famoso, quello che da alcuni viene definito il gator tackle, ok? Quindi rotoliamo insieme al portatore di palla. E questo è quello che si vede nel video. Qui vedete che l'impatto avviene a livello delle corse, c'è poco da fare, si ferma la corsa, boom. Qualcuno vecchia scuola si ricorderà che ce lo facevano fare. Porta via le gambe e resta viene da solo. Viene da solo. Qui si ritorna un pochino a quel tipo di approccio. È stato primo. Come? È stato primo insegnamento, ok. Quindi è vero, viene a dire sì, niente di nuovo, ci sta venendo un po'. No, ma lo dico a te in particolare, ma il contesto che si sente quello, che è tutta roba tra virgolette vecchia, è vero. Però è un continuo, e soprattutto adesso negli ultimi anni, è un continuo dibattito su come. Chi è la migliore tra le due, tra virgolette, cosa che in effetti è un po' sciocca, però c'è sempre un po' di competizione quando ci sono tecniche così radicali che si stanno confrontando, ok? Sì, ma bisogna lavorare molto sul il secondo, perché se non avviene l'avvolgimento completo del giocatore, la rotazione non serve a niente. Certo. Quindi bisogna lavorare su questo. Ma questo, esatto, questo è quello che deve fare chi si approccia a questo tipo di placcaggio, cioè ragionarci. Se nel heads up tentano di darti un sistema, un manuale di placcaggio, secondo il quale se segui i passi il ragazzo placca e poi anche lì è tutto da vedere, ma voglio sentirlo da voi. Qua ti danno un metodo di placcaggio, ok? Con delle grandi linee guida, però all'interno ovviamente chi è coach deve capire e deve vedere quale può essere il potenziale problema con ragazzi che, come i nostri, o come nel mio caso della senior, gente che ormai sono anni che gioca e magari ha imparato quel metodo, dice sì, testa dentro, ma mi sono tutta la vita fuori, arrivi tu e mi dici testa dentro, ma sei scemo. Anche lì bisogna un attimo... Degli scontri paurosi. Assolutamente, cioè gente, io avevo ragazzi che si rifiutavano, non avevano le tasche perché non potevano, però dice no, cioè, cazzo mi stai dicendo? Però è interessante, cioè dove c'è dibattito comunque c'è interesse, a mio avviso. Passiamo all'ultimo, profile tackle. Profile tackle è un placcaggio di spalla, dimenticato di dirlo. Carol nel video usa tantissimo questo termine, placcaggio di spalla, placcaggio di spalla, placcaggio di spalla. Non menziona mai la testa, ok? Prevede il contatto col pettorale più vicino del portatore di palla. Questo qua è un placcaggio angolato, ok? Quando magari sono delle sweep, dove il portatore di palla è alto, vedete che questo ragazzo qua è quello che fa placcaggio, testa interna, ok, Dio mi perdoni, e poi avvolge, ok, avvolge e drive for fire, ok?
Ok, quindi nelle, la sequenza qual è? Attacchi al back, back, ok? Attacca al pettorale più vicino, back, ok? E drive for five, continua a placcarlo per altri 5 gradi. Hai il frame della rotazione? Come? Hai il frame? No, hai il frame, no, qua non c'è la rotazione. Qua è semplicemente una sorta, è un'angolazione del placcaggio della, del primo hook tackle, ok? Se nel primo hook tackle hai il frap e il 5 yard, qua ti dice dove colpire, metterà interno, frap e vai per 5 yard. Qua non c'è rotazione, qua è un placcaggio che viene, avviene tra virgolette in piedi, ok? Il roll è specificamente una tecnica di placcaggio quando nelle loro intenzioni non sei bilanciato e quindi devi, tra virgolette, tuffarti nel placcaggio e quindi chiudi e poi cerchi di girare per scalzare. Hai fatto adesso il momento, perché la grossa rivoluzione della rugby è comunque rispetto alla tecnica che abbiamo imparato più anche noi, è la differenza con il software. Sì. La rugby technique ti richiede di ruotare internamente, sì, per salvaguardare la testa, ma poi il corpo lo prendi sulla spalla e sul petto. Certo. Rischiando anche. Però per chiudere l'inerzia devi chiudere all'interno. Devi chiudere all'interno, cosa che è abbastanza naturale. Nella nostra tecnica, diciamo, all style, tu tagli mettendo la testa. Esatto, tagli avanti. Quindi non è solo un tema di dove metti la testa, ma anche di come vuoti il corpo. È un tema di dinamica, tante volte. Le ginocchia che stanno più strette. Certo, tanto è vero che i miei ragazzi, mi allaccio quello che dicevo, i miei ragazzi quando provavano il roll tackle si trovavano molto molto a disagio, perché è un movimento che viene naturale. Devi stare anche con le gambe più strette. È tutta una dinamica tale per cui se cerchi l'attacco, il placcaggio dal lato esterno, automaticamente hai un tipo, se devi ruotare, hai un tipo di rotazione che ti fa cadere addosso il portatore di palla. Quello lo fanno come fare con le aree yard, che è la rotazione inversa, è proprio perché ti fermo e vado. E vado, certo, certo. Tagli l'inerzia delle gambe della piccata. Altri due punticini veloci. Carlo specifica la strike zone dalle cosce al collo, questo per evitare quello che ha generato non la nascita ma la pubblicazione del roll tackle, quindi non andare a colpire l'uomo sulla testa, ok? E poi c'è il compression tackle, che è una versione molto molto professionista e professionale del gang tackle, ok? Il portatore di palla, tutti e due i difensori con la stessa tecnica vanno e fanno danno. Okay. Nelle spiegazioni del hook tackle la testa non viene, viene praticamente esclusa, okay? Non si dice guarda in alto, metti in alto questo, togli la testa, okay? Tant'è vero che addirittura in alcuni casi vedrete nel video i giocatori che spiegano il placcaggio hook tackle che tengono la testa bassa e guardano in basso. Ok, nel senso non viene stressato come stressiamo noi, a mio avviso anche giustamente, tiene la testa alta e guarda cosa succede. Già loro col primo metodo, eyes to the ties, ti dicono guarda cosa stai per colpire, ok? Quando vai per il placcaggio, placca in questa maniera. Vedrete, se andate a vedere il video, che tanti di questi giocatori arrivano, fanno il placcaggio e fanno quello che per noi adesso, da un po' di anni ormai, è quasi sacrilegio, cioè sembrano di arcare la schiena e non guardano il portatore di palla. Okay, è molto strano da vedere questo tipo di atteggiamento. Per finire, mi sono preso dei parametri che mi hanno aiutato, almeno me personalmente, nella mia tesina, a pesare questi due metodi. Okay? Gli occhi, come vi ho detto prima, heads up, guarda quello che colpisci. Nel hook tackle ti dicono usa gli occhi per seguire quello che succede. Okay? Quindi in uno c'è tecnica. Alza, guarda in alto, non ti dicono cosa fare, ti dicono come placcare, ma tutto sommato non ti insegnano come placcare in quale situazione. Viceversa, nel hook tackle è già un pochino più presente questa cosa, placcaggio frontale, placcaggio con roll nel caso in cui non riesci ad avere una buona base, placcaggio angolato, ok? Quindi gli occhi hanno due funzioni diverse, in uno è per aiutarti ad ottenere una certa postura, esatto. Ok, hook tackle, gli occhi servono per seguire il portatore di palla, anche in terra. Tracking, anche lì, heads up non è assolutamente menzionato. Il tracking è seguire l'azione, cosa succede. Nel hook tackle è importantissima questa cosa qua. Ok, guardiamo cosa succede. Breaking down. Il breaking down è la prima fase, vi ricorderete, del heads up, quindi
piedi, larghezza delle spalle, ci si affonda, schiena, come dire, spalle rivolte verso indietro, eccetera. Questo è dato come un dato di fatto nel Voctec, non se ne parla neanche. Lì si arriva all'approccio al placcaggio e come placcare. Ok? Il contatto, anche qui, heads up, lo esplode in hit, in shoot, nelle anche che fanno un certo tipo di movimento per andare a portare il placcaggio, come si colpisce il portatore di palla. Qua il hook tackle ti dice avvolgi e stringi. Basta, non ti dice colpisci prima con le spalle, metti la testa in una determinata maniera. Questi punti li ho messi proprio per fare, a mio avviso, notare come ognuno di questi ha uno se non due capitoli nel heads up e viceversa nello hook tackle sono praticamente assenti. Okay? Questo per rafforzare, a mio avviso, quella che è la principale differenza tra questi due metodi. Uno è una tecnica che ti dice si placca così e facciamo placcare i ragazzi così, perché così non si faranno male, così voi genitori, apparentemente, meglio nelle intenzioni di questo filmato, siete tranquilli che questi ragazzi hanno la minor, il minor numero di possibilità di farsi male o di avere eventi catastrofici durante la vita di football. Nel hook tackle, Carlo dice, io con il rugby, mischiando queste due cose, mettendoci del mio, ho utilizzato e utilizzo con i Seahawks, e un po' di statistiche lo dicono, lo confermano, poi ovviamente ognuno tira acqua su mulino, però apparentemente le statistiche dicono questo metodo sembra funzionare, è ancora un pochino troppo presto perché è un metodo che è stato divulgato da oltre anni e nel football si sa, le cose sono abbastanza lente per il piede e siamo abbastanza conservativi come allenatori, come introdurre qualcosa di nuovo in toto in genere si tende ad essere abbastanza aprire, abbastanza critici. E però ci sono articoli di tipo il Chicago Tribune che dice che le squadre di NFL che hanno adottato il o che stanno adottando questo metodo hanno diminuito il numero di concussioni. Quindi c'è una cosa reale, no? Documentata, non dico io uso questo perché certo. Secondo ma anche a livello di high school e middle school, tanti allenatori, e qui fa un pochino a concludere la mia presentazioncina, gli allenatori dicono, ok, è da più anni che noi utilizziamo il heads up, i ragazzi l'hanno imparato, io tutto sommato mi sento a mio agio nell'insegnarlo, però il hook tackle mi interessa, perché, e viene anche specificato, a me non interessa che i ragazzi mi vincano tutte le partite, mi interessa che giochino in sicurezza, soprattutto middle e high school. Poi la competitività è ovvio, deve essere sempre presente, ma è molto peggio avere a che fare con un ragazzo per terra che non si muove piuttosto che okay, una sconfitta in campo. Okay? Quindi tutto questo per concludere la storia. Tanti allenatori, e questa è anche la mia opinione, dicono ok, ho sempre insegnato questo metodo e tutto sommato c'è quella sorta di agio nel quale si trova con un certo metodo e vedere che i ragazzi lo recepiscono. Parlo del metodo più vicino a heads up, quello un pochino più catalogato e da manuale. Okay? È anche vero che è molto stimolante, a mio avviso, avere un metodo un pochino più generico, un pochino più malleabile, al quale io magari posso sovrapporre degli elementi di heads up con i quali mi trovo a mio agio, perché i ragazzi hanno bisogno di struttura. Io parlo di ragazzi, io alleno la senior, alleno il linebacker della senior, non sono più ragazzi, a tanti altri, cioè, sono molto oltre ragazzi, però è con loro è un po' più difficile da fare questa cosa perché tanti arrivano, come giusto che sia, da diversi anni di esperienza e farli cambiare la cosa così è un pochino un problema. Però ecco, concludo dicendo, a mio avviso è possibile che ci sia una convergenza tra i due metodi, che non risulti vincitore uno o l'altro e venga bollato con infamia, bensì che si tenda un pochino a far convergere questi due metodi. E appunto qui concludo chiedendovi, avete utilizzato il hook tackle? Io l'ho utilizzato con determinati risultati, ok? Chiudo e apro la sessione di domande. Una domanda che è solo un attimo del fatto del preservare il giocatore, cioè sì. A livello di efficacia, cioè, ci sono statistiche o su filmati che dicono quanto efficace sia. Allora, nel senso che il grosso limite dell'hook è quello appunto di portare la testa dalla parte rovescia e di andare a lavorare con la spalla bicipite. Sì. Ci sono delle statistiche che dicono che comunque i Seahawks sono, adesso questo qua è lo studio che è dell'anno scorso,
su questo qui mi sono basato su dati 2015, 14, eccetera, dove sia la difesa Seahawks è comunque sempre molto alta in efficacia di placcaggio, oltre che essere sempre molto molto in alto in senso positivo come numero di concussioni, come numero di concussioni, tipo 1, 2, 3 all'anno massimo. Quindi quest'anno dicono che loro sono i primi ad avere più placcaggi e meno infortuni. Sì. Però non è neanche sempre coerente alla tecnica del Seahawks tackle, dello tackle. Perché dal punto di vista personale, quello che noi paghiamo in questo caso è la rottura del placcaggio. Sì. Parlo, magari noi abbiamo un mismatch un po' particolare, se abbiamo un giocatore un po' leggerini. Però vuol dire che nel caso specifico del placcaggio, così paghiamo molto. Non dimentichiamo, è vero, non dimentichiamo. Questo qua sono i Seahawks che insegnano questa tecnica. Sì, ma però non usano solo esclusivamente quella. Seto dice. C'è uno studio che parte da quella, insegna ai ragazzi gradatamente quella e introduce anche questa, perché porta il linebacker a essere non più statico, ma dinamico, a guardare, a scegliere la cosa migliore ed essere efficace. Non che quella non va bene e allora usiamo solo questa. Che è stata implementata, non è stata sostituita dalla vecchia. Come? È stata implementata, non è che adesso si usano spesso di placcaggio. No, assolutamente, ma anche se tu dici, attenzione, nei filmati che vedete, non tutti i miei giocatori mettono la testa interna, eccetera, tanti lo usano, però a loro interessa che la testa non diventi più uno strumento passivo nel placcaggio. È quello che interessa a loro, ok? Non sostituire e convincerli. Prego. Scusa, intanto grazie perché è un lavoro diciamo veramente eccezionale perché focalizza alcuni punti. C'è un problema, secondo me, etico che viene prima di tutto l'aspetto dell'efficienza del placcaggio, che è quello se noi quando siamo coscienti dei danni che questa, che le tecniche sbagliate in cui ci siamo formati, penso tutti quelli di questa stanza, hanno poi portato, perché sono dati che non avevamo, non abbiamo mai avuto, il tema delle concussioni e delle commozioni cerebrali, è un tema veramente recente. Quindi secondo me da allenatore la prima questione è quanto voglio mettere a corrente il giocatore dei rischi che corre e come fargli gestire la sua azione dinamica in maniera tale che sia meno diciamo, problematica possibile. Assolutamente, l'intenzione è questa, non perché diciamo, potrei essere io malato in CTE, non lo so, perché magari nel tempo ho accumulato anche quelle botte, intanto si capisce che è accumulato. Quindi questo potrebbe essere autocritica. Dobbiamo vedere a tutti quindi che questo, abbiamo usato la testa. Parliamo da 10 anni alla Convention del 2027. Però c'è una questione che, allora, su USA Football c'è un problema, loro hanno cercato, ha ragione John Madden, di mettere una foglia di fico sul problema, perché avevano il bisogno, come fanno gli americani, di dare un libro di istruzioni a tutti, per cui doveva essere un sistema sequenziale, ripetibile, senza nessuna, diciamo, dubbio, e no, è così. È così perché il loro modo di attuare, è, siccome c'è un, Piccaro l'ha considerato un eversore, rispetto alle tecniche normali, perché ovviamente ha mescolato col rugby, quindi un affronto assoluto. Sì, alcuni limiti della tecnica, della hop, che secondo me sarebbe preferibile, sono la perdita di terreno, perché tu purtroppo nella gestione dinamica del roll potresti subire comunque un paio di yard, che è fatto di avanzamento della palla, è una delle critiche, cioè. È un problema, è le tecniche di placcaggio frontale quando trovi a contrastare dentro il box una dive e quindi lì hai problemi perché dove metti la testa? Perché se metti la testa, se togli la testa, certo, rischi che la spalla frontalmente non riesca a reggere il colpo, certo, di un running back che entra dentro chiuso, certo. Sono tutte critiche che gli vengono rivolte e dici allora lui ovviamente si protegge un po' più dicendo non sto dicendo prendete tutto quello che avete fatto, buttatelo via e fate questo, perché io so come funziona. Mi dice io uso questo metodo, non sempre, non sempre, però prendetelo in considerazione che lui non ha bisogno, Carlo non ha bisogno di convincere nessuno, ovviamente, e dice che lo utilizzo. No, e poi per chiudere c'è un altro tema che riguarda il placcaggio in campo aperto, che poi se guardiamo l'NFL si spacciano, si spingono. Certo, è un'altra cosa, infatti a me spesso è capito di fare correggere i giocatori che guardano i defensive back dell'NFL colpire e pensano che quello è il placcaggio. E vanno di spalletta, e vanno di spalletta. L'altro rimbalza e corre. Mi chiedevo quello che diceva in effetti. Tu hai bisogno
Non è che faccio difesa col dietro, però allenare almeno. C'è una differenza tra i placcaggi del middle linebacker e del inside linebacker? Allora, beh, ovviamente il linebacker già se il centrale, non dico che accarezza le mano quasi, l'esterno un pochino più alto. Utilizzano il rubber roll o... Allora, io vado forse anche a rispondere a lui. Ho provato di implementare il metodo Hawk nella senior, ai linebacker, con i linebacker esterni e i centrali. I centrali volevano mettermi le mani addosso. Ovviamente, perché erano lì così di cazzo, ce l'ho in faccia, ma sei scemo, la prima cosa che faccio è farlo scoppiare. E hanno ragione, lo dico qua. Ma. Gli esterni erano un pochino, essendo un pochino più vicini ai defensive back come filosofia, e quindi essendo un pochino più agili, più mobili, erano un pochino più recettivi a questa cosa. Devo essere sincero, il fatto di dirgli metti la testa dentro faceva alzare i capelli anche chi non li aveva, non ce la faccio, sono un ragazzo che ce la fa. La mia visione è all'interno del box, secondo me, tecnicalizzato, può portare, bruciando proprio gli spazi che concedi al portatore di palla, arrivare a un'inerzia minore del portatore di palla. Sì, sono d'accordo. Arrivare al contatto e magari iniziare a lavorare per lo strip della palla. Sono d'accordo. Mentre esternamente l'obiettivo primario è portare a terra il giocatore più possibile. Esatto, e quindi anche su giocatori più leggeri. Esatto, non ti trovi così bilanciato.